Voglio sottolineare la ragione principale del no. Che sia una riforma pasticciata dovrebbe essere nota a tutti, tranne forse alla ministra Boschi. Quello che dovrebbe essere il punto dirimente, che io vado girando l'Italia e i ragazzi eccetera se ne rendono conto. Questa riforma costituzionale è eversiva della nostra Costituzione, eversiva. Perché violare consapevolmente una sentenza della Corte Costituzionale che afferma che la rappresentatività era stata sottomessa al principio della governabilità è qualcosa di incredibile. La sentenza numero 1 del 2014 ha dichiarato l'incostituzionalità del Porcellum, che è la legge elettorale sulla base della quale la 17ª legislatura è stata eletta. Era un Parlamento che era drogato, era viziato e quindi è stato un rischio, un azzardo fare una riforma costituzionale con un Parlamento così viziato. Cioè la Corte Costituzionale in questa sentenza alla fine fa capire che questo Parlamento poteva andare avanti soltanto per 3 mesi e invece coprirà tutti i 5 anni. E quindi c'è l'intenzione di violare la Costituzione, l'intenzione di modificare la Carta Costituzionale con un Parlamento drogato. È drogato questo Parlamento. Dovesse vincere il no, dovrebbero essere sciolte le Camere, secondo me. Dovrebbero essere sciolte le Camere perché il popolo italiano è in credito nei confronti dei politici perché vogliono esprimersi.